Carlo Azzotti, buongiorno. Buongiorno Valentina, buongiorno Flavio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a te direttore, buongiorno a te con questo sole, cosa ci racconti di bello? Sì, oggi la prendo là. Sì. Beh, di bello oggi che c'è anche una temperatura quasi primaverile, addirittura sembra quasi già passato il più grande freddo della scorsa settimana. Che invece tornerà. Che tornerà, beh, per forza inverno. Vabbè, tornerà, però intanto ci godiamo questo, no, ecco, sì, refuso di primavera. Nel frattempo, ieri sono andati in scena i posticipi dei posticipi dei posticipi della 14ª giornata di campionato di Serie A, e quindi Fiorentina-Verona e Lazio-Napoli. Il tuo commento su queste due gare che sicuramente avrai gustato, apprezzato, e che commenterai con noi doviziosamente come sempre. Beh, 13 gol in due gare, insomma, non niente male davvero, perché poi è stata una fine di serata scoppiettante. Devo dire, il match più bello è stato senza dubbio quello di Firenze, in cui a un certo punto tutte e due le squadre hanno cominciato a tirare al bersaglio, al portiere, rivedibili ovviamente i due estremi difensori, con Neto in particolare della Fiorentina, che non mi sembra davvero un estremo difensore all'altezza di una squadra che punta in alto e punta alla zona Champions. Neanche la difesa della Fiorentina è sembrata tale, perché poi in 11 contro 10 nel finale di gara ha rischiato di prendere il clamoroso 4-4 del Verona. Partita godibile, sembrava un match di campionato tedesco, doveva essere un qualunque Borussia Mönchengladbach che Stoccarda, insomma, un Werder Bremen Hamburgo, visto poi le occasioni da gol, i tiri da fuori, che sono sempre un fondamentale abbastanza poco produttivo nel calcio italiano, no? Non abbiamo tiratori così importanti da sempre che dobbiamo importare, perché poi abbiamo preso Borja Valero, insomma, anche per quello, visto che ci sta dimostrando un cecchino infallibile dalla distanza. Mi è piaciuta molto la fase offensiva della Fiorentina, almeno quella difensiva appunto. Mi piace sempre il Verona, anche quando l'ho visto perdere contro la Roma, è una squadra che comunque gioca e lascia giocare, segno che Mandorlini in ogni caso è un tecnico comunque che ci sta bene in Serie A, non è di quelli che meriterebbero di fare subito il salto all'indietro in B, perché magari giocano tutti dietro arroccati nel fortino sperando in un errore di chi ha il pallone per 70-80% dei minuti rispetto all'avversario. Mi è piaciuta un po' di meno Lazio-Napoli, perché poi è una partita che è vissuta sugli estri individuali. Bello il gol di Keita, per esempio, di questo ragazzo che meriterebbe un po' più di spazio, che ha realizzato per una rete straordinaria. Bella comunque l'architettura di gioco della formazione partenopea, perché quando parte da metà campo in su, con gli inserimenti e le proporzioni di Higuain, diventa davvero letale. Su tutti, però ieri credo che il premio di migliore in campo sia stato giustamente l'argentino che ha tirato la doppietta, ma io ho visto un giocatore straordinario che a me fa impazzire davvero, è Lorenzo Insigne. Perché gli vedo fare delle cose, caro Flavio, in fase di ripiegamento, in fase difensiva mostruosa. Cioè lui è un talento, è un fantasista straordinario. Ha un piede, l'abbiamo visto anche segnare dei gol con il Napoli e anche in nazionale, fantastici, nell'Under 21 soprattutto. E poi si mette a disposizione della squadra con una umiltà che gli va davvero a merito, perché lui c'ha 20 anni, cioè ha la stessa età di quelli che poi sono gli Al-Shaarawy, i Balotelli, sono quelli che magari a volte fanno un po' le bizze, invece lui è uno, al di là del taglio dei capelli, quadrato. Mi sembra davvero, sembra che abbia fatto le scuole a Nunziatella, quasi. Pensavo che... applicazione militare, nel rispettare i dettami di Rafa Benitez. È proprio un problema di mentalità, perché l'Italia, se volesse, potrebbe fare una nazionale tipo la Germania, perché Insigne non è Mario Götze, sicuramente, magari è qualcosa in meno ce l'ha. Però se pensi a un, non so, una tre quarti composta da... lo stesso Insigne a sinistra, Cerci a destra, Berardi dietro una punta, sono tre ventenni, barra Cerci un po' più grande perché è dell'87, però insomma Berardi e Insigne possono ricordare un pochettino i Royce, i Götze che vediamo con la Germania, è ovvio. Guarda, loro giocano... te li elenco Fabio, buttiamoli. Adesso Prandelli dice che c'ha un sacco di, gli hanno chiesto ai menti i 23 l'altro giorno, lui ha detto ho dei dubbi, gli hanno detto quanti sono, 3-4, dice no, sono molti di più, sono quasi una decina, quindi anche lui c'ha la lista dei 23 ancora un po' in alto mare. Ricordiamo che venerdì c'è il sorteggio dei mondiali, quindi già venerdì sera scopriamo con chi avremo a che fare. Però facciamo conto, pronti via ad una qualsiasi partita, l'Italia potrebbe effettivamente giocare in Brasile con Cerci e Insigne ai lati e Balotelli centrale. Sì, sì. Che già sono due frecce, niente male, perché tutte e due possono rientrare e tirare, tutte e due possono invertirsi addirittura, quindi... Poi fuori possono rimanere, sempre come esterni, El-Shaarawy e Florenzi. El-Shaarawy, ecco, un altro. Poi c'è uno come destro che si recupera, è l'alternativa di Balotelli. Sì. E stai tenendo fuori ancora tutta una serie di
non abbiamo ancora nominato Peppe Rossi, che è il capocannoniere del campionato. Rossi, porca miseria. Ci sono poi Osvaldo e il solito Gilardino, che è l'eterno Gilardino. Quindi guardate quanta gente a disposizione. Non ho nominato neanche Berardi, perché non ce lo metto, perché al momento è ancora nell'Under 21, è un giocatore, per carità, straordinario, che è difficile poter buttare nel mondiale, non è ancora a livello del Paolo Rossi. Ma questo ti dico che il problema è la mentalità, perché Berardi a 20 anni in Germania, quando Reus di anni ne aveva 20, lo stesso Götze, comunque in nazionale già ci andavano, giocavano titolari nella squadra di club. Questo è il problema. Infatti erano altri tempi, ho detto, non è ancora il Paolo Rossi dell'Argentina 78, perché non ha l'esperienza internazionale, è uno che nel Sassuolo segna, però bisogna vedere se poi quando è opposto alla difesa dell'Argentina o alla difesa dell'Uruguay riesce a tenere lo stesso rendimento. Di Balotelli, Peppe Rossi e tutti gli altri, più o meno una certezza ce l'ha, cioè Sharawi è uno che ha fatto gol in Champions League svariate volte, quindi non dovrebbe avere problemi. Però questo per dire quant'è l'abbondanza in questo reparto. Il problema dell'Italia mondiali sarà che poi se vai indietro invece, vai a centrocampo o vai in difesa, le cose cambiano drasticamente dell'Italia, che farà fatica ovviamente, perché se poi scopriamo che è indispensabile, come lo sarà, e magari adesso introduciamo un altro argomento, uno come Pirlo per la nazionale azzurra, non hai un ricambio all'altezza, quindi sarebbe Verratti, però diamine, è il titolare del Paris Saint Germain, però dobbiamo sempre partire dal presupposto che in panchina c'è Prandelli, il quale Prandelli e Verratti quello. Non lo vede bene. Io invece ho visto Verratti uscire dal campo l'altro giorno nella vittoriosa partita del Paris Saint-Germain di questo weekend, nell'ovazione totale del Parco dei Principi. Quello dico, è un problema di mentalità. Che noi non li lanciamo. Bisogna farlo capire a Prandelli. Prandelli o chi per lui, tanto siamo... Cioè il commissario qual tecnico, anzi, ha detto bene, ma il successo di Prandelli dovevamo... Guarda, ti dico, Prandelli secondo me è troppo affatto, troppa rivoluzione ha fatto dal punto di vista del gioco, è una nazionale che prova a proporlo, è una sorta di Club Italia si è creato. Io, Flavio, credo che Prandelli abbia fatto una sorta di rivoluzione positiva che si sia poi un po' arenata. Detto questo, ovviamente è andato in finale di Europeo, è andato in finale di Confederation Cup, non gli si può dire più nulla, però andiamo a vedere come ha disputato tutte e due le finali. Alla fine è un po' di... Sì, è vero. Qualche... amare in bocca lo lascia, insomma, perché è sempre quello che nel momento opportuno si mette un po' paura e la squadra comincia a giocare in maniera strana, quando invece dovrebbe usare di più. Ecco, con tutti gli attaccanti che abbiamo nominato, io credo che l'Italia abbia il dovere di usare, perché comunque sia materiale ce n'è. Sperando che poi gente come Balotelli ritrovi la forma, insomma, da qua a 6 mesi. E soprattutto vedremo i sorteggi, perché vedremo i sorteggi, ma anche le altre nazionali, se vai all'indietro, Carlo, anche la Germania, se vai un po' all'indietro rispetto ai tanti centravanti. Ma che in hanno, Germania deve andare indietro fino alla difesa, perché il centrocampo ce l'ha assai solido. Beh, centrocampo la anche il problema vero della Germania è forse centrali difensivi, ma se andiamo a centrocampo, che con Schweinsteiger, Toni Kroos, che può arretrare ovviamente sulla linea dei mediani, con lì tanta roba, insomma. Lei quei due tanta roba, però voglio dire, anche l'Italia comunque, tra se metti una coppia Pirlo De Rossi, diciamo, sei abbastanza coperto, qualcuno ancora ce l'abbiamo anche noi. E in difesa invece, per esempio, sempre nei confronti tedeschi, stiamo, penso, messi leggermente meglio, anche se poi loro ne stanno facendo crescere un paio. Sempre un po' scettico, perché ripeto, la difesa a tre con i tre juventini, Barzagli, Bonucci e Chiellini, a me dà garanzie, perché dietro hanno Buffon, quindi prendi la difesa della Juve e la metti in nazionale. Il problema è che Prandelli si decide ogni tanto a fare gli esperimenti, li fa giocare a 4 e quelli a 4 perdono i punti di riferimento che hanno per tutta quanta la stagione. Oltre al fatto che il portiere della nazionale tedesca è un bel fenomeno, tanta per fare la differenza. Oh, ma davvero Gigione si è lasciato con la Sampdoria? Ma non è vero. Lo diceva ieri mio fratello. No. Carlo, che sai tutto in genere di gossip, no? No, io non so nulla, ma se è vero gli ha fatto bene, perché ha parato da Dio, insomma, questo weekend. Se non è vero, vuol dire che comunque la bella Alena, insomma, è sempre al suo fianco, e quindi vanno d'amore d'accordo. La Roma a un giorno, adesso analizzando a mente fredda la partita di Bergamo, che cosa ti è rimasto? Prima parlavamo con Mario Giunta di Sky delle ripercussioni delle decisioni degli arbitri, il fatto che la società ne parli diciamo sottovoce, e io e Vale avevamo individuato in Garcia la persona, dai calciatori in su, quindi la prima persona, la persona maggiormente indiziata a perdere la testa, a farsi partire il colpo. Io immagino un Garcia che, se, e speriamo di no, dovessero risuccedere episodi come quelli di Bergamo, come quelli col Torino, come quelli col Sassuolo, eccetera eccetera,
possa, visto che si è così ben inserito nell'ambiente Roma, tirar fuori frasi del tipo: non pensavo che allenare la Roma potesse essere così difficile, giocare contro determinati tipi di avversari e giocare anche contro un certo tipo di sistema. Insomma, lo immagino molto inserito, e penso che, a discapito invece della società che tiene basso il profilo, penso che lui possa farsi partire un po'. Lui deve fare chiaramente un'opera di convincimento nei confronti dei giocatori, perché adesso può subentrare in una certa demoralizzazione, no? La Juve è in fuga più 3, hai perso 8 punti con questi 4 pareggi nei confronti della Juventus, perché sì, stava a meno 5, e già questo è un fattore di demoralizzazione, perché vedi il Napoli arrivare a 3 punti, cioè ormai sono tutte a portata in caso di sconfitta, Roma compresa. Però avevi 5 punti di vantaggio sulle altre, c'era una sensazione inebriante e tutto quanto, quindi lì deve essere grande psicologo Rudy Garcia, già su questo aspetto che riguarda la classifica. Poi lo deve essere per quanto riguarda gli arbitri, perché il rischio maggiore delle prossime partite, come dire, non ti viene fischiato un fallo o c'è un qualche cosa distorto, è quello di perdere la testa e di esagerare o di credere che comunque qualsiasi cosa tu faccia, tanto vai a cozzare contro un muro perché decidono di fartela perdere. Quindi secondo me deve lavorare su due aspetti il tecnico della Roma, proprio su queste strategie comunicative nei confronti dei giocatori. Deve fare lo stesso lavoro che ha fatto inizio stagione, quando li ha caricati e motivati dopo lo stop clamoroso in Coppa Italia contro la Lazio, dopo quando si pensava tutti quanti che potessero raggiungere questo obiettivo e coronare una stagione non proprio trionfale, almeno con un alloro. Secondo me sarà bravo anche in questo. Mi inquietano ad esempio le parole oggi lette su Corriere dello Sport del nostro amico Graziano Cesari, perché se le leggono i giocatori della Roma è evidente che poi qualche riflessione se la fanno, perché a un certo punto Graziano Cesari nell'intervista telefonica dell'amico Edmondo Pinna dice: a proposito degli arbitri giovani, ce ne sono tanti nuovi arrivati da poco Serie A che stanno facendo molto bene, pensa ai Doveri, ai Calvarese, ai Mazze, eccetera eccetera. La spiegazione del fatto che stanno facendo bene c'è: sono ancora liberi di pensiero quando arbitrano, non sono contaminati. Io fossi un giocatore o un dirigente mi metterei le mani ai capelli, perché Graziano Cesari è uno molto addentro ed è un esperto di questo settore, lo sappiamo quanto è bravo, quanto era bravo anche ai suoi tempi. Se dice una cosa del genere, guardate che è gravissimo. Cioè, dire che un arbitro è giovane ed è bravo e sta facendo bene, come effettivamente sta facendo il Romano Doveri, perché incontaminato, vuol dire che ad un certo punto, dopo un po', ti viene contaminati dall'ambiente. L'ambiente arbitrale ti dice che quelli con le strisce bianco-nere verticali sono quelli intoccabili, che nel dubbio la bandierina va tenuta bassa se attaccano loro, si alza se invece subiscono l'attacco avversario. Quelli con le strisce azzurre e nere o rosse e nere a strisce verticali sono quelli che vengono dopo, e stessa fattispecie, insomma. Poi dopo eventualmente ci sono quelli di Roma. E questo, ragazzi, l'aspetto grave, questo è il... è la contaminazione. Se ne parla uno come Graziano Cesari, vuol dire che esiste e che non è un qualche cosa di visione che noi spettatori abbiamo perché siamo prevenuti. No, innanzitutto non siamo prevenuti perché sappiamo che la virginità l'abbiamo persa da tempo, quando abbiamo scoperto che c'era un signore che andava a prendere una trentina di telefoni con le schede svizzere e li regalava a guardalini e altri. Sì, infatti. E quindi è giusto anche pensare male in talune occasioni. Questo sicuramente, insomma, siamo viziati dall'esperienza, c'è poco da, sì, poco da fare. Direttore, noi siamo in chiusura, quindi siamo qui a salutarti, ovviamente a ringraziarti del tuo intervento. Ci ritroveremo domani, sempre più vicini alla sfida di domenica contro la Fiorentina. Cominceremo, insomma, ad entrare un po' più addentro alla squadra. Vedremo anche come reagisce il capitano sul campo, visto che gli è stato dato l'ok per accelerare con il ritorno in campo. Non mettiamo insomma, non mettiamo in fretta, quello è un infortunio fastidioso. Bravo. No, ricordiamo che questa sarà una giornata particolare, perché la Juventus giocherà già venerdì di sera, quindi sì, noi arriveremo proprio alla... Il Napoli giocherà sabato, la Juventus a Bologna 3 punti, Napoli in casa con l'Udinese, che è impensabile anche lì 3 punti, e la Roma giocherà mezzogiorno e mezza di domenica con una classifica che potrebbe vederla appaiata al secondo posto a Napoli a 6 punti dalla Juventus. Anche questo magari non dispiace, perché uno va allo stadio, poco come esce c'è la caccia di Pepe di Rito. Bene, vabbè. Domani possiamo parlare poi di Pirlo, perché sì, lì Garcia sì, può fare delle cose interessanti con i giocatori, nel senso di fargli capire: guardate che questo infortunio loro vale quanto quello del capitano, quindi esatto, mettiamocela esatto, tutta. Domani avremo dei focus di interesse molto 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 approfonditi, caro direttore. Intanto grazie mille, buona giornata. Un grande abbraccio a voi. Abbraccio a te.